Stazione 41. Music Room. Tutta un'altra musica. Pop, indie, rock, trapper, rap, interviste e musica live. Alla scoperta di nuovi gruppi emergenti. Eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti, bentornati a Music Room, bentornati a Stazione 41, la penultima puntata di Music Room. Ebbene, non poteva che vedere un gruppo fantastico, eccezionale nel mondo del rock. Ecco, l'abbiamo già svelato qual è il genere musicale, poi magari ce lo faremo dire anche da loro, precisare quali sono, se esiste un'etichetta al loro genere musicale. Comunque vada, bentornati come vi dicevo a Music Room, bentornati su Stazione 41 ogni lunedì dalle 22 alle 24 con Max Ventura alla voce, Foxy alla regia, grazie Foxy anche per questa sera alla regia. Abbiamo molti video di questo gruppo, quindi li vedremo, li sentiremo, abbiamo 2 ore di tempo per poter parlare. Io nel frattempo vi ricordo che già siete in diretta sulla pagina di Facebook di Stazione 41, che potrete tranquillamente condividere, così come potrete condividere l'appuntamento video sui nostri social, cioè su Facebook, che vi ho già detto, della pagina di Stazione 41, su mixcloud.com/live/stazione41 e su Twitch. Domani, giorno nuovo, potrete rivedere chiaramente l'appuntamento di questa sera sul podcast e potete rivedere l'appuntamento anche sulla pagina YouTube di Stazione 41. Bene, ciò premesso, vi auguro il buon divertimento, la buona musica, chiaramente anche questo lunedì, perché anche questo lunedì sentiremo la musica live, sentiremo e vedremo la musica live di questo gruppo che io vi presento subito. Si chiamano i To Lift To Be Right. Ciao ragazzi! Ciao, benvenuti, ciao, ecco, ciao, li vedete già sul nostro video. Io vi li ho presentati subito perché abbiamo tanti brani da ascoltare. Volevo soltanto che voi iniziaste qualificando il genere musicale, insomma, chi sono i To Lift To Be Right. Poi ci spiegherete che cosa significa il nome del brano, ma questa era una domanda banale, come tanti probabilmente, il nome del gruppo, sì, scusami Foxy, come tante radio vi avranno chiesto, chiaramente questo lo vedremo in seguito, però adesso pochissime parole per definire il gruppo rock, il vostro gruppo rock. Domanda banale, però la risposta non lo è, perché è un po' difficile. Esattamente. Sicuramente rock, diciamo rock con tante contaminazioni. Se vogliamo farla proprio stretta. Allora non facciamo altro che sentire il primo pezzo musicale, così magari ci rendiamo conto di quello che è il genere musicale dei To Lift To Be Right. Allora sentiamo il primo brano, che è intitolato Candice, che è tratto dal nuovo album che è in programmazione su tutte le piattaforme digitali a partire dal 19 maggio di quest'anno, quindi potrete ascoltare questo gruppo fantastico, che è romano, diciamolo subito, che siete di Roma, sì. Romano, con un'etichetta Resisto, che onestamente devo dire che Resisto sta facendo un grandissimo lavoro per tutti i generi musicali e quindi anche per il vostro gruppo, però io mi taccio. Sentiamo la prima musica, il primo brano intitolato Candice, tratto dal nuovo album che è intitolato appunto Candice. Quindi buon ascolto, buon divertimento da Stazione 41 e soprattutto da Music Room. Thank you.
Eccoci qua, ritornati in diretta con questo gruppo fantastico, i To Lift To Be Right, che presenta il loro nuovo album, ma facciamo anche un passo indietro per presentare anche i brani precedenti. Allora ragazzi, Fabrizio Sclano, chi si presenta? Eccolo lì, al centro, che è alla chitarra. Mauro Borioni alla batteria. Eccomi, ciao. A destra, e Marco Termine al basso. Ciao. Ecco, manca Pix, che è la voce campionatore, che comunque è in vacanza, beato lui che è in vacanza, già partito per le vacanze. Però la prima domanda che vi volevo fare, campionatura, è uno strumento che si addice al rock che suonate voi? Oppure uno strumento di altri generi musicali? Perché già la campionatura, più che un rock, è una musica diversa, più un arrangiamento diverso. Però voi lo utilizzate... Propri non ne abbiamo tantissimi, più che altro sono sintetizzatori, tastiera, cioè la componente elettronica è sicuramente molto importante. E tutta roba di TX, lui che smanetta con le manopoline. E sì, no, si addice comunque al nostro genere, anche perché le contaminazioni sono tante, anche hip hop. Certo. Ad esempio nella parte centrale di Candies si sente, no? Un pezzo un pochino più hip hop, e che è presente anche su tante altre canzoni, perciò sì, credo che ci stia molto bene. Senti, tu parlavi di generi che ritornano nelle vostre canzoni, è un bene questo per voi che nella musica di oggi esiste questa contaminazione, oppure è un qualcosa di negativo secondo voi? Beh, certo, la domanda è scontata, voi avete è chiaramente retorica, però ve la faccio lo stesso, in modo che così spaziamo su ogni genere musicale. No, assolutamente un bene. Poi noi ci rifacciamo molto a un più che a un genere preciso, a una decade, perché puoi trovare tantissimi riferimenti agli anni 90, neanche troppo voluti, semplicemente è il periodo musicale in cui tutti ci siamo formati, sia come musicisti noi tre che come ascoltatori, ed era un anni in cui si sperimentava e si mischiava un casino. Pensiamo a band come Faith No More, Rage Against the Machine, gente che amava rischiare, amava contaminare il proprio rock con altri generi, perciò siamo apertissimi noi, assolutamente. Allora Marco al basso, facciamo un passo indietro, no? Oramai siete anziani nella musica, siete oramai esperti nel mondo del rock, ma Marco ha suonato sempre il basso, e quando ha iniziato a suonare il basso? Io no, sempre solo suonato il basso. Sempre il basso, solo esclusivamente sì. Il basso. No, perché ormai è una rarità, di solito tanti passano dalla chitarra al basso, io no, sono sempre suonato il basso sin da abbastanza piccolo, 12 anni, grazie o per colpa di mio fratello che strimpellava il basso, e perciò ho preso in mano il basso da subito. Lo hai imitato. Allora, adesso Mauro Borioni, sì. La batteria. Ecco. Anche tu sempre la batteria, hai cominciato a battere i fustini della lavatrice, dei detersivi, no, oppure hai iniziato con qualche altro strumento? No, io sempre batteria. Ma allora siete costanti voi, insomma, no, cioè iniziate con uno strumento e lo finite. Dopo vediamo. Ho iniziato sulla batteria di un mio amico mancino, e quindi io, pur essendo destro, suono la batteria da mancino. Ah, però, che particolare. Sono sempre autodidatta. Che particolarità c'è tra un batterista mancino e un batterista di destra? Beh, praticamente si fa tutto quello che c'è, l'impostazione è totalmente capovolta, quindi
puoi capire che quando andiamo a suonare dal vivo dobbiamo fare dei pit stop di 30 secondi per girare la batteria. Eh certo, è chiaro, evidente. Ormai siamo fortissimi. Per adeguare al tuo stile, al tuo modo di suonare. Certo. Oh, poi abbiamo Fabrizio Sciano, che è Sclano, alla chitarra. Anche tu hai iniziato con la chitarra oppure... No. Oh, fortunatamente. Io in realtà sono un bassista. Ah, bassista nato e poi trasformato in chitarrista per esigenze del gruppo, credo. Sì, per amicizia. Esigenza, ma ho sempre suonato anche la chitarra sin da ragazzino, insomma. E visto che c'era già il bassista, due bassi sembrava un po' troppo, allora ho detto mi metto a suonare la chitarra. E poi inizialmente ero il terzo chitarrista di questa band, si può dire, no? Sì, all'inizio c'erano altri due chitarristi. E io ero entrato così, sai, tra amici, si fa la band, così, invece sono rimasto l'unico chitarrista. Ma quando avete iniziato a suonare insieme? Noi, io e Fabrizio, siamo compagni di banco. E superiori. Perciò ci conosciamo da 30 anni. Più di 30 anni. E... come i Beatles, insomma, sui banchi di scuola. Come i Beatles, come tutti i gruppi famosi inglesi che si sono conosciuti sui banchi di scuola. Beh, questo è già un buon inizio, eh? Sì, assolutamente. Mauro da 2003-2004 ci siamo conosciuti. Sì, perciò anche lui da sempre. E PX è l'ultimo arrivato, ma ormai sono 11 anni che sta con noi. Perciò... Quindi siete comunque oramai collaudati come gruppo, chitarra, basso, batteria, cioè siete già amici collaudati. E il genere musicale è stato sempre questo oppure vi siete un po' ammorbidito negli anni, vi siete ammorbiditi? Evoluti. Beh, io pensavo che comunque un heavy metal ci poteva stare all'età di 12, 13, 15 anni. Ancora adesso. Beh, no, non è proprio un heavy metal, ma è un bel rock and roll, un bel rock duro, insomma. A livello di ascolti c'è ancora. Quali sono i gruppi? Le prossime canzoni lo sentirai. Eccolo, dopo lo sentiamo tutti quanti insieme. Quali sono i gruppi che vi piacciono storicamente? E che possono ritrovarsi nella nostra musica sicuramente Faith No More, Soundgarden, Rage Against the Machine, Incubus, Dave Matthews Band, Red Hot Chili Peppers, Metallica. Sì. Metallica, è chiaro, evidente. Però comunque è un bel genere musicale quello che avete scelto. Sicuramente non è commerciale, questo lo sapete già fin dall'inizio voi. È chiaramente di nicchia e quindi a chi piace questo genere musicale sicuramente vi cercherà sui social e anche sul nostro podcast. Allora, Candice, questo è il titolo del nuovo album che è uscito il 19 maggio del 2023. Ecco, di che cosa parla Candy? Il Candice la canzone o Candice la canzone e poi in generale magari andiamo avanti. Allora, Candice come canzone è un po' il nostro precedente album forse non era proprio un concept album, però c'era comunque un filo conduttore fra tutte le canzoni e soprattutto era una grossa critica verso alcuni aspetti della società moderna e delle comunicazioni, mentre con Candice è un album un po' meno di pancia, forse dai temi un po' più ragionati, e nella canzone per esempio Candice è un tendere la mano verso gli altri e in particolare verso le nuove generazioni, capire che comunque le nostre esigenze sono sempre le stesse, ci sono dei punti in comune anche con gli altri e in particolare appunto con le nuove generazioni. Voi avete scritto in un pezzetto su Candice, lo spazio prima era occupato dalla rabbia, adesso invece è occupato dalla speranza. Che cosa significa? Allora, praticamente nell'album precedente, SOS Mall, era un po', diciamo, c'era un po' di rabbia nella società, soprattutto era un po' più incazzato. Sì, non volevo dire parolacce, però... No, vai libero, siamo in una fascia tranquilla. Diciamo che era molto contro il consumismo, diciamo...
la generazione attuale che spende, espande, però non ragiona su certe cose, non dà valore ad alcune cose. Invece su Candice, diciamo, ci siamo calmati un pochino, ci abbiamo, come posso dire, la speranza nelle future generazioni, e abbiamo, diciamo, messo a comune la nostra generazione con quelle che, diciamo, le future odierna, sì, le future o quelle attuali. Sì. Nella speranza che non siano arrabbiate, che comunque vada, capiscono quello che è il senso della vita, qual è il senso, sì, del... Certo, trasmettere noi verso di loro i valori. Certo. I valori della musica, soprattutto, e della libertà di espressione. Ecco, questo dà spazio a mille domande che io non vi faccio adesso, ve lo faccio dopo, perché chiaramente voi pensate che le nuove generazioni non abbiano questi grossi valori, questi grossi ideali. Ma su questo non lo dite voi, sono io che ne assumo ogni responsabilità su queste affermazioni, non vi preoccupate, e quindi non siete voi. La speranza è quella, chiaramente, di queste nuove generazioni che incominciano a comprendere effettivamente il senso di vita. Ma Candice, il titolo di Candice è particolare, perché avete messo il nome di Candice? Guarda, uno dei nostri obiettivi era quello di fare un album old school, possiamo dirlo, cioè con canzoni belle dalla prima all'ultima, non come purtroppo negli ultimi tempi, negli ultimi anni, che c'è un singolo che spacca e poi tante canzoni riempi disco. Noi volevamo fare un disco che ci piacesse dall'inizio alla fine, e ci è venuto in mente un disco che ogni canzone fosse come una caramella da un gusto diverso, e da qui il nome Candice dell'album. Sì, però Candice, io ho letto che ve l'ha suggerito una foto trovata sul web, che ritrae una bambina con un atteggiamento, una posa molto tenera ma irriverente. Sì, e questo... lo siamo anche noi un po' irriverenti. Beh, la musica, la vostra musica è irriverente, questo è fondamentale, sì. È chiaro, è evidente. Quindi... c'è stata la copertina dell'album, per questioni di copyright non è potuto essere. Esatto, forse è quello, diciamo, lì sicuramente. Siamo riusciti a risalire all'autore della foto. Vabbè, allora noi ci sentiamo il secondo brano. Il secondo brano in realtà è anche questo un video, è tratto dal primo EP intitolato The Answer is 42. It's an important and popular fact that things are not always what they seem. For instance, on the planet Earth, man had always assumed that he was the most intelligent species occupying the planet, instead of the third most intelligent. The second most intelligent creatures were, of course, dolphins, who, curiously enough, had long known of the impending destruction of the planet Earth. They'd made many attempts to alert mankind to the danger, but most of their communications were misinterpreted as amusing attempts to punch footballs or whistle for tidbits. So they eventually decided they would leave Earth by their own means. The last ever dolphin message was misinterpreted as a surprisingly sophisticated attempt to do a double backward somersault through a hoop while whistling the Star Spangled Banner. But in fact, the message was this: so long, and thanks for all the fish.
Answer is 42. Beh, qui siamo sull'hard rock, quindi non ci piove. Abbiamo sentito l'anima effettivamente del gruppo Two Lives to Be Right. L'anima, la chitarra elettrica che spacca da tutte le parti, la batteria. Il basso si sente un po' poco, però comunque abbiamo sentito una chitarra fantastica e una batteria che esplode. Allora, sperimentazione. Ok. Allora, raccontateci un po' di questo brano, anche perché con il video bisogna un attimo che ci amalgamate testo e video. A saperlo prima l'avremmo chiamata Dance Brings 41. Sì. Vabbè, la prossima incisione che farete. No, è tratto la canzone è tratta da Guida Galattica per Autostoppisti. Il libro di Douglas Adams. E è la prima canzone che abbiamo mai inciso, è un libro di fantascienza e per il video abbiamo fatto un collage di vecchissimi film anni 50, 60, 70, anche 80, c'è cioè Megaloman di fantascienza, ci siamo divertiti così. Questo l'avete fatto voi il video oppure avete qualcuno che vi prepara il video? Perché nel primo video ho visto una Roma dipinta. Mai viste una cosa del genere, onestamente devo dire. Qual è il rione? La Garbatella era? Un po' tutta Roma? Tutto la street art romana, c'è Garbatella, c'è Tufello, Portonaccio, Ostiense, c'è Nuovo Salario, c'è tante parti di Roma.
Bello, avete messo in risalto effettivamente la street art di Roma, che è molto bella. Questo invece ha un suo genere, comunque, come stavi dicendo, tutti i spezzoni di film degli anni 60, degli anni 70. Ecco, di che cosa parla il brano nello specifico? Appunto, sono proprio spezzoni ripresi fedelmente dal libro. Non so se conoscete la saga di Guida Galattica per Autostoppisti, sono 5 libri scritti da Douglas Adams, uno scrittore inglese, che tratta la fantascienza ma in maniera molto 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 divertente. Vi consiglio assolutamente, c'è anche un film che però non rende molto, che si chiama Guida Galattica per Autostoppisti, e vi consiglio i libri sicuramente. Allora, ritorniamo ai Two Lifts to Be Right. Diteci un attimo che significa questo titolo, perché con Foxy ci siamo cervellati per sapere il significato di questo del vostro nome. Non solo Mauro è destro ma suona mancino, anche io sono destro ma mio fratello era mancino e ho imparato a suonare il basso mancino, PX è mancino e Fabrizio è l'unico destrorso per tutto. Però suono lo strumento, non mio. Perciò tanti ci vedono connotazioni politiche, non è che ci dispiaccia la cosa, però il tutto effettivamente è noi stavamo spiegandoci, davamo una giustificazione politica, però non sapevamo dove collocarvi, se a right o left, non lo sapevamo, ma non ci interessa più di tanto, perché volevamo sentire prettamente la musica. C'era anche troppo sinistro, nel senso di occulto, di mistero per essere giusto, right per essere giusto, anche esatto. C'è anche questo sbagliato gioco per essere giusto. Beh, comunque di interpretazione libera, anche qui di interpretazione libera. Non ci sono regole di interpretazione tra sinistra, destra, chi è che suona a sinistra, chi è che suona a destra, le cose giuste, le cose sbagliate. Ma perfetto, però è un titolo che rende. Chi l'ha trovato? Chi l'ha scelto? Tutti quanti, perché credo forse tu di più. Forse io? Sì, credo. Perché in realtà all'inizio era two left one right. Ok. Però poi si è aggiunto il cantante. Allora to left to right, poi ho detto, mancava un buon suono, però non c'è senso, certo, è brutto, no? E poi abbiamo trovato invece, mi sa pure con Piero, e il nome del gruppo to left to be right, diciamo. Ingegnoso comunque, perfetto, ma anche perché suona molto bene, comunque difficile da pronunciarsi, difficile da però quando tu senti la musica ricolleghi il titolo, che è già strano di per sé, è molto misterioso, molto sinistro, molto destro, quindi non facciamo torto a nessuno. Allora, poi noi siamo abituati, perché solitamente quando facciamo i live, no? Per esempio il gruppo che ha suonato prima, ok, un applauso per i... si inventano i peggio nomi, ci credo. Oppure basterebbe la sigla. Basterebbe la sigla, perché comunque sulle le vostre pubblicità c'è la sigla. TL2BR, e quindi queste sarebbero, però è molto più bello nella sua estensione originale. Allora, nel 2012 si forma questa band romana To Lift To Be Right, e poi voi iniziate anche a suonare dal vivo, avete iniziato a suonare anche con gruppi molto importanti, addirittura anche in Inghilterra, poi magari ci dite qual è la tournée più particolare che voi avete avuto, insomma raccontateci un po' della vostra storia. I concerti sicuramente più belli che abbiamo fatto, abbiamo suonato un sacco di band belle, bravissime, cioè noi siamo una band live, ci piace il live, ci crediamo ancora tantissimo, e abbiamo suonato un sacco di gruppi bravissimi, purtroppo tanti non esistono più perché il Covid purtroppo ha tagliato un po' le gambe a tanti gruppi underground, e abbiamo suonato insieme ai Hothead Show, che sono un gruppo inglese in cui milita anche il figlio di Stuart Copeland, il batterista dei Police. E loro sono un gruppo fantastico, andatelo a cercare, gli facciamo sempre pubblicità, Hothead Show, perché sono veramente geniali. E con loro è stato veramente bello condividere il palco con loro, ci hanno insegnato anche tanto sicuramente.
Qual è stato il concerto live dove vi siete divertiti di più, magari? Dove avete sfoggiato maggiormente le vostre capacità musicali? Forse a Liepaja. In Lettonia, sicuramente. In Lettonia, vabbè, questo è il tour del 2017 in Lettonia, dove vi siete divertiti da morire. Tanto, sì. Seguito notevole, tra l'altro, no? Perché nei paesi dell'est amano questo genere musicale. Questa amano la musica in generale. Amano in generale la musica, ma questo rock, questo hard rock, magari sono più portati a questo genere musicale. Non come l'Italia, come le canzonette che si consumano dall'oggi al domani. Vabbè, questa è una polemica che noi facciamo normalmente. Tanta qualità, basta che suoni bene, e loro anche in discoteca possono passare tranquillamente dalla techno a Metallica a ballare. E non gliene frega niente, basta che sia buona musica. Buona musica. Un episodio che. Dal quale potete dire ok, ritorniamo in Lettonia perché ci è piaciuto, fans, allora, non lo so, qualcosa di particolare, raccontateci un po', fateci vivere il palco. Sicuramente, perché la gente comunque, diciamo, il tasso alcolico è molto alto, quindi reggiseni che volavano anche lì sul palco oppure dal palco però immagina persone che tu non hai mai visto in vita tua, che parlano un'altra lingua, che vengono là e ti abbracciano, ti dicono, ti fanno i complimenti, addirittura ti ricordi ti offrono di tutto, c'è molto calore. L'armeria, là, come si chiamava? Daugavpils, che sta a 600 km da Chernobyl. In pratica, mentre stavamo cantando, è arrivato un tizio e ha iniziato a rappare. Ha preso il microfono insieme a Piez. E loro rappavano. Sono pazzi, ma sono calorosissimi. Calorosissimi. Cioè, rappava sulla musica vostra. Sì. Fantastico. Questa è contaminazione effettiva, reale, poi reale sul palcoscenico. Quindi sì, cioè lì ti trattano come se fossi una star, ecco. Nel senso che hanno molto rispetto per i musicisti, ecco. E non vengono a sentire quella band, loro vengono a sentire la musica in generale, quindi si vedono tutti i gruppi che ci sono e si divertono, che è la cosa, secondo me, che fondamentale certo per il mondo musicale, la normalità. Ecco, qui scendiamo in un argomento molto profondo. Ovvero, voi avete suonato in Inghilterra, avete suonato in Lettonia con i tour, con grossi gruppi che fanno rock. Il concetto di musicista, la differenza tra il musicista in Italia, come vengono considerati i musicisti in Italia e come vengono considerati all'estero? Beh, non, veramente non è tanto il concetto di musicista, sì, anche quello, c'è sicuramente più rispetto, cioè non ci giriamo intorno. Anche noi non siamo, noi facciamo tutti altri lavori, nessuno di noi è musicista purtroppo per professione, ma immagino che qui in Italia anche un musicista di professione probabilmente a Natale la nonna gli chiederà, sì, ma oltre a suonare che lavoro fai? Questo non accadrebbe in tanti altri paesi, ma c'è proprio un concetto di fruizione della musica completamente diverso. Come diceva Fabrizio, lì importa soprattutto la musica, poi non c'è competizione fra gruppi, non c'è l'altro musicista che sta lì a vedere se sbagli una nota, però lì non gliene frega niente, vogliono soltanto divertirsi e ascoltare buona musica. Scusate, una domanda che è ironica, ma quando voi avete incominciato a suonare la chitarra, ai vostri genitori avrete detto ok, incominciamo a suonare, facciamo il gruppo, qualcuno non vi ha detto, sicuramente lo sarà stato, mamma o papà, sì, ma che lavoro fai? Che lavoro vuoi fare? Ma guarda, non ce l'hanno detto, ma forse perché hanno pensato. C'era bisogno. No, ma proprio come concezione per loro è, vabbè, sta suonando. Sì, si divertono. È un hobby. Sì, è una passione la musica. Si divertono, insomma, falli divertire, tanto l'importante è che domani mattina vanno al lavoro, no? Sì, infatti, l'unico genitore è stata tua mamma a venirsi a vedere. Sì, una volta a sorpresa è venuta mia madre a vedere. Concerto.
È incredibile. Ma mi ha detto, ma che musica fate? Non si è capito niente. Fantastica. Vabbè, lei è abituata a sentire altri generi musicali, chiaramente. Assolutamente sì. Quindi non è che gli puoi far sentire questi heavy metal, questo rock contaminato con funky, hip hop. Ha voluto il link di Candice, se l'ha ascoltata tutta. Mi ha detto, questa mi piace, questa un po' di meno, questa... Anche lei ha i suoi gusti. E beh, vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Allora, Shopping Bag è il terzo brano che sentiamo e che guardiamo, perché anche questo è un video tratto dal secondo album. Poi magari lo sentiamo e raccontiamo un po' la storia di questo brano. Vai. We'll be right back.
Shopping Bag, eccolo qui. Abbiamo terminato, siamo comunque in ascolto, siete in ascolto con Music Room Stazione 41, che potete vedere l'appuntamento di questa sera sulla pagina Facebook che potete condividere e chiaramente su mixcloud.com/live/stazione41. Primi messaggi, Giorgio Ranieri, buona serata ragazzi. Francesco Barlam Pucci, a mio avviso la loro caratteristica fondamentale è di essere perfettamente credibili nel suonare questo genere. Lo credo che non ci sia cosa più importante di essere musicalmente credibili. Grandi. Allora, grazie Francesco. Bel messaggio. Allora, Francesco dice che comunque voi siete perfettamente credibili. Perché siete perfettamente credibili nel vostro genere musicale? Secondo me perché non abbiamo mai deciso il nostro genere musicale, cioè nel senso che non c'è mai stato, non ci siamo mai messi a tavolino pensando suoniamo questo, facciamo quest'altro, semplicemente abbiamo sempre suonato la musica che ascoltavamo e che ci piaceva suonare, perciò è tutto molto naturale, forse per quello che siamo credibili. Beh, devo dire che comunque dal primo EP che avete registrato, in che anno? 2012. Il secondo lavoro, che è Shopping Bag, che abbiamo sentito questo brano, è del 2016. E Candice, che è del 2023, ovviamente la credibilità esiste perché comunque va del genere musicale, è costante, cioè è quello e si sente che è comunque uscito dal vostro pentagramma e dalle vostre strumenti. Per questo Francesco parla di credibilità, perfettamente credibili nel suonare questo genere musicale, perché non c'è comunque una variazione sostanziale della vostra musica, ma c'è una linea di fondo perfetta, omogenea su tutti i vostri brani. Quello è quello che mi è sembrato di capire, di comprendere io, avendo ascoltato i vostri brani. Allora, Shopping Bag, secondo album, come si intitolava? Del 2016. SOS Mall. Di che parlava? E qui è appunto l'album che ti dicevo prima. Quindi comunque sono sempre 10 canzoni, sono state pubblicate 10 canzoni con una base hard rock, chiaramente con contaminazioni hip hop, punk, alternative, funky, insomma un po' di contaminazioni. Questa è la traccia un po' più funky dell'album. Sì. E una grossa critica alla società moderna, per esempio in questa canzone narra di una ragazza che fa shopping, molto attratta e disorientata probabilmente dalle sue fattezze avvenenti, dalle luci scintillanti della città, e non si preoccupa e non si accorge invece di tutto quello che c'è dietro a questa realtà un po' finta, se vogliamo dirlo. E il video, anche questo fatto a casa? Homemade. Tutti i video sono stati fatti da voi, tutti a casa. Sì. Senti, ma in realtà questi brani da chi vengono scritti? Cioè, iniziate a scrivere prima la musica e poi le parole, oppure adeguate le parole alla musica, o viceversa? Sicuramente prima la musica. Quasi sempre partiamo dall'idea di qualcuno di noi, sì, che porta un riff, basta un riff, e poi puntualmente gli altri la stravolgono in sala prove, vai questo, ma mettila, non fare ritornello, però, qua facciamo un bridge, le solite cose. Devo dire che noi abbiamo fatto 113 appuntamenti, vero, Music Room Foxy 113? E devo dire che quando i gruppi portano la loro musica o l'autore della loro musica in sala prove, non viene storpiata notevolmente, oppure modificata, storpiata è un termine brutto, no, modificata. Noi sì. Invece voi siete uno dei gruppi che comunque li porta in sala prove e volete modificate la struttura della... Noi blastiamo chi l'ha portata, lo stravolgiamo e poi... Poi quasi sempre poi lavoriamo anche un pochino di sottrazione, perché forse tante volte facciamo tutto un po' troppo, e finché non troviamo la quadra. La quadra. E il testo musicale arriva dopo? Quello ci pensa Piex. Piex. Allora, sul testo è lui il professionista e lo specializzato. Magari possiamo dare qualche spunto, però è lui il professionista. Ecco, ma perché in lingua inglese? Perché comunque tutti i vostri brani sono in lingua inglese.
Adesso, per carità, anche questa domanda è retorica, voi mi potete rispondere perché chiaramente la lingua inglese è una lingua oramai internazionale e questo genere musicale è più, più adeguata alla lingua inglese, oppure un'altra risposta? No, anche qui è perché la musica che ascoltavamo era in inglese. Ascoltiamo tanti gruppi italiani anche, però la musica con cui siamo cresciuti, quella più formativa per noi, è sempre stata in inglese, perciò è stato naturale cantare in inglese. Poi, per fortuna, abbiamo la grande fortuna che in Italia non è una cosa scontata per niente, di avere un cantante con una buonissima pronuncia, l'abbiamo sentito, effettivamente è una pronuncia quasi da madre lingua, in sostanza. Sì. Avete mai pensato invece a un testo italiano? O Piex, ha mai pensato a un testo italiano? O qualcuno di voi in sala delle cose sue in italiano? Sì. In sala prove dice, vabbè, ma perché non facciamo un pezzo in italiano oppure un EP in italiano? Mi suonerebbe snaturato, sinceramente. No. Siete tutti d'accordo? Sì. Ma l'importante è essere d'accordo comunque su tutto, perché altrimenti vi prendete a chitarra in testa. Chitarre sfasciate, batterie sfasciate durante i live, no. No, volta una band non abbiamo i soldi. Anzi, una volta una band... quelle chitarre costano, quindi è chiaro che no, non è possibile farlo. Abbiamo assistito a un tiro di chitarra, un lancio di chitarra l'abbiamo assistito. Sono sopra la pedaliera. Sì. Praticamente sto gruppo erano batterista e chitarrista e basta. Non è stato proprio uno sfascio di chitarra, ma ci è andato vicino. No, a me piangeva il cuore, perché vedere uno che prende la chitarra in un concerto, comunque non è che stai a Woodstock, no? Sì, esatto. Prende e spacca la chitarra così, cioè, da ma a me. Certo, non la distruggere. O era sostituita da un'altra chitarra che non suonava. Era una strada. Ah beh, allora era bella. Ah beh, la chitarrina per suonare. Vabbè, sono arrivati e hanno detto noi, ciao a tutti, noi siamo i piccoli. No, non diciamo il nome del gruppo. Il nome del gruppo non esiste, saranno uccisi a vicenda, probabilmente. Allora, perché hanno pure litigato durante live, ma c'è la... Allora si sono incazzati e hanno cominciato a rompere la chitarra, sì. Beh, questa è la motivazione. Hanno finito gli strumenti. L'unica volta in cui abbiamo assistito a una cosa del genere. Allora, sono le 20... Sono le 22:50:49 e noi siamo ancora al quarto brano, al quarto video. Andiamo subito di corsa a sentire Club Fighter. We'll be right back.
Yeah. Oh no. What did I do today? I don't remember. What do I have to do tomorrow? No responsibility at all. Will I devise, pick in my place? Or maybe we'll put a smile on my face. I hope. Ancora i Two Left to Be Right in diretta ed in onda su Stazione 41. Il video, formazione differente da quella attuale. No, siete voi? Chi è quello con i capelli lunghi? Scusa, No, allora. Quella è la parrucca, allora. Quello è praticamente un concerto di Halloween che abbiamo fatto nel 2017, credo, insieme alla Menade, altra grande band romana. Sì. E noi ci siamo mascherati dalla Menade, dalle ragazze della Menade. È una band tutta femminile. Allora chi era? Fabrizio che aveva i capelli lunghi, la parrucca? Chi era? No, tutti con la parrucca. Tutti con le parrucche. Fantastica. Sì. Senti, allora, Cloud Fighter, che significa? Che testo ha? È un... A Pietro, a Piex, piace molto i giochi di parole. È una sorta di combattente... che combatte contro il cloud, ma cloud inteso come nuvole e cloud come il cloud virtuale, virtuali, sì. Spazi virtuali, battaglia persa naturalmente, però ci ha voluto fare questo gioco di parole, diciamo. Questo gioco di parole con questo testo. E il video chiaramente riprende diversi concerti live del sì. vostro gruppo, poi uniti insieme. Comunque siete fantastici, muovete molte persone. Chi sono quei due che sono arrivati al microfono per cantare? Quello era il release party dell'album. Quello è Alessandro Di Lallo, che è il bassista di un gruppo storico hardcore
direi italiano ma più mondiale, perché avevano un successo veramente mondiale, sì, che erano gli Stent Approach, che purtroppo adesso si sono sciolti anche loro, ed il cantante dei The Conspirators, altra band romana, punk romana, che salutiamo anche loro. Senti, ma quanti gruppi a Roma ci sono che suonano il vostro genere musicale? Il nostro genere... O similare, chiaramente. Alternative. Sì, una specie di alternative rock, insomma. Anche troppi. No, dai. Si dice che a Roma ci sono più musicisti che pubblico. Beh, meglio così. Comunque vale meglio così, no? E quanto è difficile... oggi suonare e farsi pubblicità per un gruppo, o comunque incidere un brano o registrare un brano? E registrare un brano non è troppo difficile, dipende a che livello lo fai. E ora, adesso la tecnologia homemade ti consente veramente di fare molte cose in casa. Anche noi facciamo molte preproduzioni degli album, li facciamo un po' in casa. Però quando vai in uno studio c'è una grande differenza, poi si sente in un album, e lì i costi sicuramente lievitano. Questo è fondamentale, magari la registrazione è di una precisione rispetto a quella fatta, il prodotto fatto a casa. Ma volevo chiedervi, nell'ambito del periodo Covid, come l'avete passato? Allora, il Covid a noi ci ha fermato molto, perché questa... oltre i live, anche le canzoni di Candice erano pronte prima del Covid, dovevamo entrare in sala prove prima del Covid, e questo ci ha veramente bloccato per quasi 2 anni. Per questo c'è molto tempo anche fra SOS Mall e Candice. E infatti l'abbiamo comunque registrato con le mascherine nello studio. Anzi, ci teniamo a salutare Danilo Silvestri, che è la persona che veramente è il quinto elemento dei Too Left to Be Right, che ha fatto un lavoro in studio. Il nostro produttore è veramente un genio. Anzi, se volete che il vostro disco suoni veramente bene, rivolgetevi a Danilo Silvestri a Roma. Quindi possiamo dire che comunque è stato registrato e mixato da Danilo Silvestri presso la Green Mountain Studio. Sì. Master a cura di Claudio Pisi Gruer presso il Pisi Mastering Studio. Prodotto altro professionista che proprio non potevamo sbagliare, proprio con Claudio siamo andati a... Claudio è perfetto per questo genere. Claudio lo conosco da tantissimi anni, anche lui compagno di scuola, pure lui. Anche lui, è prodotto da Danilo Silvestri insieme ai Too Left to Be Right. Comunque è una bella organizzazione, anche perché come siete approdati all'etichetta Resisto? Finito di registrare Candice, ci siamo proposti a diverse etichette, e Max di Resisto è sicuramente quello che ci ha trasmesso professionalità, ma soprattutto tanta passione. Entusiasmo e passione nel progetto è stato importante per noi. Bene, complimenti a Max, perché comunque ha visto lungo un suono. Ma tra l'altro Resisto sta... noi in queste ultime puntate abbiamo pubblicizzato molto gruppi che provengono dall'etichetta Resisto, ed è fantastica l'attività che sta svolgendo anche nel mondo musicale tra i giovani e tra coloro che comunque vogliono registrare. Ecco, la domanda che vi facevo: quanto è difficile per un giovane approcciarsi alla musica oggi? E qual è il consiglio che voi date a un giovane che vuole iniziare a suonare? Divertirsi. Suona e sempre, suona sempre. Guarda, qualche anno fa una domanda del genere Dave Grohl diede una risposta geniale. Disse ai ragazzi che soltanto di divertirsi e di fare schifo. Cioè, ha detto: andate in sala prove, chiudetevi in una sala prove puzzolente e fate schifo. Risuonate e fate un pochino meno schifo, finché, come noi quando suonavo con i Nirvana, siamo diventati la più grande band al mondo. Perciò forse fate schifo anche noi, diciamo, fate schifo e divertitevi.
Beh, questo è l'importante, spingere questo giovane ragazzo che si approccia alla musica comunque a iniziare, qualsiasi cosa faccia, schifo, meno schifo, più vai esatto. là negli anni e meno schifo farà e chiaramente più musica precisa e perfetta farà. E cosa fondamentale, secondo me, è uscire dalle camerette e non suonare da soli, ma suonare insieme ad altri. Che è un'altra storia. C'è condivisione. Certo, è certo. Uscire dalle camerette. Uscire dalle proprie camere. Allora, ritorniamo alla musica con Drunk Designer. Anche questo estratto da SS Mall, giusto? Sì. Dal secondo album dei To Lift To Be Right. È la canzone con più ascolti su Spotify che abbiamo. Perfetto, allora noi lo sentiamo, vediamo che genere musicale adotta il To Lift To Be Right in questo Drunk Designer. I drew the lines, but I drink a lot of wine. So the lines are not as straight as I expected to. Maybe it's because of you. We've known each other when we were kids, and we have been friends for a long time. It seemed like we could do anything, and no one else could fly higher than us. But then someone got one wing, and so the aeroplane just fell apart. Another casualty. We'll be right back.
eccoci qua, tornati in diretta su Music Room. Ragazzi, una domanda, perché ce la rivolge Giorgio Ranieri: a chi vi siete ispirati? Ispirati a nessuno, però influenze ce ne sono tante. Come diciamo prima, Faith No More forse è il gruppo più affine, ma i Primus, i Tomahawk, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, ecco, in molti brani io ho sentito anche Red Hot Chili Peppers, onestamente, qualche sfumatura. Quindi Giorgio, abbiamo risposto a Giorgio, non c'è un'ispirazione precisa con un gruppo, ma ci sono contaminazioni di diversi gruppi e generi musicali un po' da tutte parti del mondo, quindi il loro genere è questo. Giorgio, credo che sia soddisfatto della risposta che abbiamo dato, e quindi l'abbiamo soddisfatto. Allora, Drunk Designer, traduzione del brano e del testo, più che altro del contenuto. Beh, questa è... qui c'è un po' di punk anche. La canzone parla di due vecchi amici, due designer, che si incontrano dopo tanti anni e alzano un po' il gomito e si raccontano un po' la propria vita. Allora, Giorgio Ranieri vi ringrazia, grazie mille per la spiegazione, grazie mille per la spiegazione. Bene Giorgio, allora, noi siamo in netto ritardo, ci piace molto discutere, ci piace parlare, come avete capito io vorrei parlare per tutta la notte, capisco che comunque fino a mezzanotte vi stresserò la vita con le chiacchiere e con le domande, però dobbiamo sentire tanti pezzi musicali. Maybe We Bought è il prossimo brano, che è tratto dal terzo album, che è il nuovo album, credo che sia, no, giusto? Sì, sempre, esatto, con Candice del 2023. E poi un attimo, questo è anche video, quindi abbiamo il video e abbiamo l'audio che trasmetteremo in diretta sulla pagina Facebook, quindi magari ascoltateci e guardate questi video. We'll be right back.
quanto vi divertite a suonare questa musica, ragazzi? Da morire. Ma la cosa, che la cosa più bella è divertirsi prima voi e poi far divertire gli altri, perché se non vi divertite voi sul palco è chiaro che siete degli animali da palcoscenico. Questa musica è prettamente da palcoscenico, perché come fate a scatenarvi in una sala, in un CD ad esempio? Come si può vedere il chitarrista o il bassista che si scatena? Non è possibile, quindi bisogna vedervi live. Il futuro live qual è? Allora, a Roma e in generale in Italia, ma soprattutto a Roma, non è facile suonare d'estate perché fa caldo, il locale si schiuma, non c'è proprio, non si respira, e i posti che hanno locali che in cui si suona all'aperto difficilmente fanno suonare band rumorose come noi. Perciò l'estate faremo un pochino poco. Però da settembre in poi puntiamo a suonare come al solito dappertutto. Chiunque ci chiama, noi andiamo a suonare. Avete già degli appuntamenti oppure è tutto in programmazione, tutto da vedere per settembre? Beh, per l'estate bisognerebbe organizzare qualche concerto su qualche piazza, in modo che così per divertirsi sarebbe una cosa fantastica. Noi abbiamo un festival jazz, non abbiamo ancora un festival rock, però promettiamo di organizzarlo. L'abbiamo fatto durante il Covid ed è stato fantastico. Durante il Covid non c'era nessuna band che suonava in pubblico e noi siamo riusciti a far suonare le band in pubblico in un teatro antico che era la Rocca di Porto San Giorgio, che era stato fantastico. L'abbiamo fatto anche qui in radio, però qui in radio il rock era forte, duro, metallico, e quindi la gente che passava sotto era completamente impazzita. Da quella volta si sono spaccati tutti i vetri. Era completamente impazzita. Allora, questo è il nuovo album da Candies, Maybe We Bought. Che significa e qual è il testo di questo brano? Qui c'è un po' più di elettronica. Sì, l'abbiamo sentito, esattamente. Un po' più di elettronica, che comunque è una componente, come ti dicevo, importante. E il testo punta tutto sul bisogno di dialogo. Ho ragione io, forse hai ragione te, forse abbiamo ragione entrambi, maybe we both. L'importante però è mantenere sempre il dialogo, sì, e il rispetto reciproco. Senti, noi abbiamo un altro brano che è tratto sempre da Candies, che è il prossimo, Tio Biab. Quindi noi ce lo ascoltiamo adesso, perché sono 7 brani e ne abbiamo altri 7 e abbiamo soltanto 45 minuti, perché la regia mi sta strozzando perché sto parlando troppo, quindi esatto, bravo, bravo, devo stringere. Quindi dopo sentiamo una bella storia, dopo te la raccontiamo. Ok, allora sentiamo. Scusa, mi dicevi che Cloud Fighter era il più visualizzato, mi avevi detto precedentemente. No. Drag Design. Quante visualizzazioni avete avuto? Non ricordo bene, però sicuramente la più visualizzata. Moltissima. Poi tra l'altro poi avete anche una ghost track, mi sembra di aver letto, che avete incitato i vostri ascoltatori e i vostri appassionados a cantare insieme per fare un video tutti quanti in coro. E questo lo sentiamo più tardi, perché è molto carina questa. Però adesso sentiamo Tio Biab, sempre dall'ultimo album. Vai regia, siamo pronti. Buongiorno. Siamo qui agli Stacks Sound. Buongiorno Danilo! Pronto? Vado pronto! Oggi si fa la storia!
Biab, un suono molto inglese, devo dire questo, anche la voce, un timbro di voce molto inglese. E questo bravo. Era caldissimo questo video, Caldissimo. Scottava. È stato prodotto ieri, giusto? Sì, questi sono tutti i pezzi mentre eravamo in studio, tutte riprese dallo studio. Come dicevo, Tio Biab ha una storia un po' particolare, molto bella, perché come diceva prima Mauro, che non bisogna suonare nelle camerette, non bisogna condividere la musica. PX ha pensato, si è inventato una sorta di divinità azteca che si chiama Tio Biab, che è il dio che protegge i musicisti, le persone che suonano in una band soprattutto. E Tio Biab è l'acronimo di The Importance of Being in a Band. Però... bella fantasia, Piax. Vabbè, potevamo raggiungerlo, però sta in vacanza, quindi a Gallipoli purtroppo. Vabbè, la prossima volta, il prossimo album, magari ci faremo spiegare qual è l'ispirazione delle sue canzoni, oppure c'è qualcuno di voi che sa da dove prende i testi, da dove incomincia a scrivere. Come fa a scrivere così, in maniera così fantasiosa? Ha delle sue esperienze personali? Legge libri? Trae racconti da qualcosa tanto. Del viaggia genere? Tanto. Viaggia tanto. Poi gira sempre con un taccuino in tasca. Lui dove si trova, quando ha l'ispirazione, scrive. Scrive. Questa è una caratteristica di molti cantanti, quello con un taccuino in mano e scrive, oppure addirittura con il registratore, con il cellulare, e magari registra quella melodia o quelle parole, quel testo. Ma ecco, i testi in realtà sono ispirazioni personali, sono tratte da storie personali, oppure sono tratte da storie inventate o lette addirittura? Tutte e due. Adesso vedrai, quando soprattutto da quello che ci capita intorno, sì storie personali, ma anche analisi di fatti di cronaca, della realtà che ci sta un po', che ci gira intorno. Ecco, e quanto soprattutto la vostra città, Roma, perché voi siete di Roma, influisce sulla vostra musica e sui testi della vostra musica? Beh, noi, allora, PX in verità vive a Roma da 20 anni, ma è nato a Terni. E noi invece siamo tutti romani. E per un romano non può che influire tanto Roma. Sì. Volente o non volente, in maniera conscia o inconscia, Roma c'è sempre. La Roma, va bene, d'accordo, qui siamo già nei colori giallo-rossi. Ok, sentite, ma i Too Left to Be Right, che cosa fanno la sera che non suonano? Quando non suonano, dove andate? Noi andiamo a vedere altre band amiche, tante volte. Ai concerti, oppure... Pub. Cinema. Quindi vi nutrite di musica? Sì.
Beh, Roma ti offre tanto. Esatto, tutto è piena. Se sai cercare, ogni giorno c'è qualcosa di interessante. Bene, ma allora in generale, certo. Ma Roma dà la possibilità a tutti magari di poter suonare nei pub, nei locali, nei club, eccetera eccetera. Poi basta l'altro scegliere. Ieri eravamo tutti e tre al concerto dei Porcupine Tree, altra band che sicuramente ci ha influenzato tanto. Ok, allora Sad Way Down, ecco, questo non l'ho segnato, non abbiamo il video ma abbiamo soltanto l'audio, ed è tratto dal nuovo album, questo mi sembra, giusto? Sì. Perché da questo momento in poi abbiamo tutti i brani del nuovo album, di questo Candice, che è uscito sulle piattaforme digitali 19 maggio del 2023. Io sono pronto, Foxy, puoi andare. Have
Ritornati in diretta su Stazione 41, sono le 23:32 minuti e scusate, non vi do la parola, poi lo spieghiamo molto rapidamente, ma io sono pronto per far partire l'altro brano, Half a Glass of Wine.
Ritornati in diretta con due pezzi di questo fantastico genere musicale Two Lefts to Be Right. Allora ragazzi, vi siete sentiti due pezzacci rock, ma che se l'avete scritti voi, l'avete fatto voi, l'avete suonati voi. Raccontateci brevemente di che cosa parliamo, sia nel brano che abbiamo ascoltato precedentemente, Sideway Down, sia quello successivo, Half a Glass of Wine. Brevemente, la prima parla della anche un'altra canzone dopo parlano delle nostre relazioni con i luoghi fisici. E questa canzone, Sideway Down, invece della fine di una relazione e di errori a catena che si ripercuotono dopo la fine di una relazione. Perfetto, in maniera molto succinta abbiamo dato la spiegazione perfetta. Senti, allora, una domanda così a bruciapelo: un difetto e un pregio del gruppo, non vorrei scendere nei particolari dei componenti, un pregio e un difetto dei Two Left to Be Right. Difetto: probabilmente dovevamo suonare queste canzoni 10 anni fa, quando eravamo più pischelli, più giovani. Sì. Perché questo? Perché, scusami? Perché 10 anni fa la scena era un po' più viva. Sì, sicuramente. Poi perché eravamo più giovani, abbiamo potuto dare più spazio ancora alla musica. Adesso lavori, famiglia, eccetera, purtroppo o per fortuna, o per fortuna ci levano molto spazio alla musica. Pregio? Siamo sinceri? Sì, siamo sinceri fra di noi, ci vogliamo bene fra di noi, ci rispettiamo. E poi il pregio, secondo me, della band è che non abbiamo dei limiti. Senti, tutti sposati? No, solo io, no, alla fine. Tutti sposati, tutti fidanzati, però. Tutti compagni, tutti super accasati, però l'unico sposato legalmente sono io. Ok. Ciao Valentina. Ecco, salutiamo le consorti chiaramente, perché a quest'ora stanno, stanno dormendo. Dove siete voi adesso in questo momento? A casa di chi? A casa di? Fabrizio. Perché ogni tanto si fermano le immagini, quindi adesso in questo momento le immagini sono ferme. Probabilmente sono sovraccariche, quindi è evidente. A casa di Fabrizio. Fabrizio, dall'altra parte c'è la tua compagna? No, è andata alle prove. È andata alle prove? Ah, canta. Ah, ok. Ecco, a proposito del canto, una donna nel rigo. Una donna del gruppo. Oh, c'è il gatto. Il gattone. Una donna come cantante, ce la vedreste nel vostro gruppo? Femminile. Già ci hanno fatto questa domanda? Sì. Noi ascoltiamo un sacco di gruppi con cantanti donne. Ad esempio, io sono un fan sfegatato di The Interrupters. Con una cantante, un gruppo punk con una cantante donna. PX è un grandissimo fan di Björk, perciò sì, assolutamente sì. Si potrebbe, insomma, c'è la possibilità un domani, forse, se PX dovesse registrare, incidere qualche, scrivere qualche brano per voce femminile, non si esclude anche la voce femminile. Sì. Condivisione sempre. Condivisione, esattamente. Allora, passiamo all'altro brano che manca poco per terminare il nostro appuntamento. Don't call me by first name. Non chiamarmi per nome. E come dobbiamo chiamare? Questa è una critica ai talent, cioè, per cui chiamano poi per nome, no? Sì. Pietro del Grande Fratello, mi ricordo. Sì, esattamente. Beh, siamo sempre lì, esatto. Poi mi dite che pensate dei talent. Della musica che si suona in quei teatri, in quei luoghi dove si sfornano dischi che durano una stagione, anzi no, forse anche meno, e poi finisce lì. Adesso sentiamo il brano del gruppo Two Lefts to Be Right. Just because you're the right.
non chiamarmi per nome, don't call me by first name, come hai spiegato già il contenuto di questo brano. Allora, il successivo è Monofast Days, cioè il dado monofaccia. Questo che significato ha per voi? Questa è un'invettiva contro i selfie, contro le persone che si fanno sui social i selfie, che invece di, che ne so, di vivere il momento, sì, il protagonista della foto invece di essere il luogo è la faccia di chi fa, cioè nei ricordi avrà solo la sua faccia, sempre monoface, quindi sempre la stessa faccia in fotografia e non quello che c'è, il panorama, che ne okay. So, questo è Foxy che fa sempre le stesse cose, quindi bisogna rimproverarlo, fa sempre gli stessi selfie davanti al mixer senza sfondo. Vabbè, ma questa è... Beh, ma non è che ci siano tante posizioni qui per fare i selfie. Senti, allora, una domanda molto veloce, qual è la canzone, il brano che preferisci di più? Andiamo per ordine, Stefano. Il brano che tu sceglieresti come brano più energico, più forte, più potente, quello che ti trascina, quello che come a prima vista incominci a dire mi piace questo, suono questo. Io? Sì. Io, Marco. Marco, vai, Marco, allora Marco, vai. Sì, facciamo dell'ultimo Candice. Album, sì, di Candice. Io forse, che Candice, la canzone Candice. Candice. Fabrizio? Don't call me by first name. Questo che abbiamo sentito. Sì. Mauro? A me quella che diverte di più è Subway Down a livello batteristico. Beh, certo, chiaramente suoni la batteria. Senti, la voce di Mauro l'abbiamo sentita poco questa sera, eh? È molto riflessivo, molto tranquillo. Chi è più agitato del gruppo e chi è più tranquillo? Mauro mi sembra molto tranquillo, molto tranquillo, sì. Mauro molto tranquillo, sta appoggiato al divano, quindi non sta agitato, si sta sentendo la musica e si sta godendo l'intervista fatta a Fabrizio e a Marco. Il più agitato. No, Mauro, poverino, è stato male, quindi c'ha un po' la mal di gola. Mal di gola. Vabbè, anch'io ho avuto la bronchite. La bronchite, però con questi pezzi non posso fare a meno di parlare, di muovermi, insomma. E il più agitato del gruppo? Sul palco sicuramente Pietro, sul palco è indomabile. Fabrizio che suona la chitarra, no? Ma guarda, io ho talmente tanti cambi di suono che a volte sembro immobile, in realtà coi piedi sto facendo un'altra cosa. Comunque sì. PX frontman è a tutti gli effetti. Sì. Vabbè, sì, deve dare l'anima al gruppo, in sostanza, no? È lui che canta, è lui che esprime le canzoni, i concetti delle canzoni, quindi non soltanto con le parole ma anche con i gesti. Quindi, è un grande ballerino. Di che balla? Cosa balla? Liscio tango? Le canzoni ci balla sopra. Ah, ok. Si muove molto bene, l'abbiamo visto nei video, si muove molto bene, è anche un personaggio con una voce molto rilevante, insomma, molto bella. A me piace moltissimo. Allora, Monofast Days l'abbiamo sentita. Abbiamo sentito Monofast Date? No, allora sentiamo Monofast Date, perché è il quart'ultimo brano che sentiamo dell'appuntamento di questa sera, anche perché sono mezzanotte meno 10. Scusami Foxy, vai col brano. Yeah.
Eccoci qua, ritornati in diretta, ma subito dopo Monophas Dice sentiamo immediatamente, perché abbiamo ancora 10 minuti di tempo e vogliamo sentire tutto l'album, Superhero of the Day, il supereroe del giorno. E poi ci spieghiamo, intanto voi rifocillatevi, bevete, perché ci mancano 10 minuti, esatto, alla vostra salute e al vostro rock. Superhero of the Day. Thank you.
Superhero of the Day, qual è il supereroe per il gruppo, per voi insomma, per i Too Left to Be Right? Allora, il supereroe per noi è quella persona che, per esempio, come chi lavora negli ospedali oppure che fa volontariato, chi si occupa dei più deboli, sì, chi tutti i giorni si alza per andare a, diciamo, a fare del bene, quelli per noi siamo i supereroi. Sono i supereroi. Sentite, no, non quelli della Marvel. Beh, certo, questo è evidente. Quelli li vediamo sui cartoni animati o sui films. Senti, volevo sapere i vostri social, indirizzi, in modo che coloro che vogliono riascoltare i brani del vostro album, non soltanto l'ultimo Candice, ma anche del precedente o dell'EP, il primo EP che avete realizzato, possono tranquillamente trovarli. Dateci gli indirizzi. Qualsiasi piattaforma musicale, Spotify, Apple, eccetera, sì, ci trovate, sì, come Too Left to Be Right. Mi raccomando, Too Left to Be Right. Facebook, poi qualsiasi, Instagram. Adesso stiamo anche sperimentando TikTok, giusto Mauro? Giusto. chi è l'esperto nei social? Io. Mauro. Mauro, sei tu esperto nei social, quindi sei tu che pubblicizzi. Che la mattina si sveglia, fa i post, fa le stories. Fa le storie. Ma quanto è importante per un gruppo, una band rock come la vostra, approdare anche questo sui social? Adesso tutto è fruibile sui social, quindi è importantissimo, è diventato il canale diretto proprio per poter arrivare ovunque. Se prima c'erano il volantinaggio fuori dai locali, adesso è tutto sui social. Tutto sui social. Magari... Quello che abbiamo fatto, però era più bello. Era più bello, esatto, andare in giro fuori dai locali con i volantinaggi. Sono d'accordo con voi. Fare il volantinaggio era qualcosa di più reale, di più terreno. Ecco, cioè era alla portata di tutti. Cioè tu incontravi la gente, avevi una certa relazione, una certa... due parole, erano già sufficienti. Vieni a vedere il concerto. Questo è il volantino. Adesso è tutto. Poi anche in quel caso c'era condivisione, parlando di persone. Esattamente. Adesso è tutto anonimo. Andiamo sui social e ognuno può fare quello che vuoi. Vabbè, questo aprirebbe un altro discorso molto lungo e lunghissimo che non vale la pena nemmeno aprire questa sera. Allora, volevo parlare, prima di sentire gli ultimi brani, della vostra iniziativa sui social. L'avevamo accennato che era l'ultima traccia del nuovo album. Avete realizzato un ghost track. Di chi è l'iniziativa? E come si svolge? Pietrex, forse. Sì, sì. Abbiamo invitato un sacco di amici, altri gruppi, soprattutto, a inviarci il ritornello di quella canzone che si chiamava SOS Mall, e hanno risposto tantissime persone. Abbiamo fatto un coro gigantesco con tantissime voci. Ha partecipato anche John Magaluso, un batterista che possiamo dire nostro amico, batterista di Malmsteen e di Labrì e Symphonix, insomma. Ecco, questo bisogna, queste iniziative comunque che rendono i social più umani, bisognerebbe ripeterle in continuazione, perché è comunque bella. C'è la partecipazione poi personale delle persone che ascoltano la musica e che vogliono partecipare nella musica. Bella iniziativa. È ancora aperta? Possiamo cantare anche noi di Stazione 41? Oppure è chiusa? No, era l'ultima traccia dell'altro album. Esatto, esattamente, del terzo album, SS Mall. Vabbè, siamo arrivati tardi. La prossima iniziativa che fate, questi Ghost Threat, parteciperemo anche noi. E allora, siamo arrivati al penultimo brano intitolato Dig Up The Roots. Scavando le radici, il senso di questo, il titolo e del testo. Anche questo, come Alpha Glass of Wine, parla appunto delle proprie radici, del rapporto che abbiamo con i luoghi fisici e non fisici, e di come è difficile alcune volte prenderne anche la distanza. L'avete presentato voi? Puoi andare, Foxy.
E abbiamo terminato il nostro appuntamento, ragazzi. Ci dispiace di aver interrotto così i brani, però ascoltiamo l'ultimo brano, che è Arm on Air, e dei Too Left to Be Right. Ragazzi, è stato un piacere avervi ospiti questa sera a Music Room. È stata una bella chiacchierata, abbiamo sentito della buona musica. Noi vi auguriamo tante bellissime cose, il nuovo album, anzi, il nuovo album, fra quanto? Perché voi comunque chiaramente state lavorando al nuovo album, no? Mi pare evidente. Sicuramente non fra tanto, cioè passerà molto meno tempo di quello che è passato grazie al Covid, purtroppo per il Covid. Perciò sì, ci stiamo già lavorando. Tra l'altro avete anche pubblicato un split video From the Pain, che non è inserito nell'album. Ecco, questo non ne abbiamo parlato, ne parleremo la prossima volta, magari abbiamo tempo di presentare il nuovo album di questo gruppo romano chiamato To Lift To Be Right. Ragazzi, segnatevelo, potete ascoltare il nostro appuntamento sul podcast di Stazione 41, su Mixcloud e da domani sul canale YouTube di Stazione 41. Ciao ragazzi, abbiamo buonanotte. Abbiamo detto dove acquistare Candice? Sì, sulle piattaforme digitali. Tutte le piattaforme. Su tutte le piattaforme digitali. Concetti, la copia fisica. La copia fisica, mi dicevi, scusa, non ho sentito. La copia fisica ai nostri concerti. Ai vostri concerti. Perfetto. È un vinile? Beh, non può esserci una band rock senza vinile. Ci abbiamo provato, abbiamo anche il mastering fatto apposta per il vinile. Oh, ecco. Costa. Vabbè, adesso con gli incassi dei live, con gli incassi dei CD, della vendita dei CD, si potrebbe pensare a un vinile Candice, oppure al nuovo album in vinile, perché una band rock che si rispetti non può non avere un vinile di rock. Grazie ragazzi, buonanotte. Ci sentiamo al nuovo album. Ciao. Noi ci sentiamo la prossima settimana con Matteo Principe. È l'ultimo appuntamento per questa stagione 2022-2023, perché poi riprenderemo a settembre. Però la programmazione estiva di Stazione 41 c'è e la potete vedere sui nostri social. Grazie a Foxy e alla regia. Buonanotte a tutti, buonanotte da Max Ventura e chiaramente ancora una volta buona musica a tutti.
Avete ascoltato Music Room, tutta un'altra musica, pop, indie, rock, trapper, rap, interviste e musica live alla scoperta di nuovi gruppi emergenti. Stazione 41 sulla web radio.